Salve, sono Raffaelina Muriddu, ho 65 anni e vengo dalla Sardegna. Allora, io praticamente ho iniziato a perdere i denti sin da ragazzina. Avevo circa 18 anni quando avevo perso i molari. Ho iniziato quelli che mi sono rimasti a curarli, ma rimanevano 2-3 anni e poi andavano via. Alla fine sono arrivata a mettere una protesi fissa. Per 10 anni ho tenuto la protesi fissa. Poi dopo 10 anni si sono guastati i denti che avevo sotto, per cui sono stata costretta, mio malgrado, a mettere un apparecchietto mobile e lì è stato proprio il mio calvario perché non l'ho accettato. Poi alla fine ho sentito parlare della clinica del dottor Palmas, tra l'altro un dottore sardo trapiantato in Moldavia. Nonostante le mie paure per l'aereo, perché io non ho mai preso l'aereo, non sono andata mai da nessuna parte perché la mia paura per l'aereo era troppo grande, però alla fine mi sono fatta coraggio perché ho visto gli altri che sono venuti qua che poi stavano bene, cioè stavano bene con se stesse e anche con gli altri, perché avendo il sorriso io avevo sempre paura di aprire la bocca, mettevo anche la mano davanti alla bocca perché sinceramente esteticamente i denti non erano un granché, però sinceramente sono contenta di averlo fatto perché oggi per la prima volta sorrido con tutti i denti e per me è una cosa bellissima perché non ero abituata e per me è un sogno. Inizialmente sono stata la paura perché non conoscevo il posto, non conoscevo i dottori, non conoscevo niente. Poi è subentrato Vasile, una persona speciale, squisita, e anche lui ha iniziato: vedrai che ti faccio bella. Sinceramente ero un po'... già io sono stata bene con i denti provvisori perché io sono tornata a casa mia con il sorriso, che poi avevo solo quelli di sopra, però dicevano tutti che belli, che belli, e già sentirmi dire che belli, mi sono sentita già subito meglio. Adesso, l'ultima volta, avevo lo stesso questa paura, chissà come saranno. Infatti io mi sono affidata completamente a Vasile, io gli ho detto fai tu. E sono felice, sono contenta. Io avevo dimenticato come si sorrideva facendo vedere i denti, perché io cercavo di nascondere il sorriso, cercavo di sorridere così, non aprendo la bocca possibilmente. Non lo so, è una cosa nuova, sono appena uscita da mettere i denti fissi e per me è una cosa nuova, non so spiegare quello che provo in questo momento, però se mi chiede cose, felicità. Io grazie a dottor Palmas penso di aver trovato il sorriso. E adesso posso dire chiaramente non me ne sono pentita, sono felice di averlo fatto. Tutte le mie paure dell'aereo adesso ne valeva la pena. Se si tratta di come mi sento dentro, io dico sono felice, cioè io per la prima volta dico oddio, posso aprire la bocca, quando vado in mezzo alla gente non ho paura perché ho un sorriso bello, finalmente. Io per esempio vi racconto di un'esperienza, ho avuto un'emorragia qui a Chisinau, naturalmente ho avuto paura, periodo di Covid, ero terrorizzata. Io arrivo e c'era il dottor Andrei, io sono arrivata piangendo, dicevo oddio, ho paura, tranquilla, ha detto, tu devi stare tranquilla. Mi ha abbracciato e per me quell'abbraccio è stata una cosa bellissima perché ho capito che ero in famiglia e mi sono sentita al sicuro. Io dal momento che lui mi ha abbracciato, io sapevo che non era niente e che sarei tornata a casa tranquillamente. Infatti dopo 5 minuti l'emorragia non c'era più, mi ha tenuto per due ore sotto controllo con un assistente vicino che mi teneva la mano. E non lo so, io forse noi non siamo abituati ad avere tutte queste attenzioni che, ripeto, io lo consiglierei. Io sono andata a Chisinau con le mie paure, con le mie incertezze ed è andato tutto bene. Sono contenta, guardi, sinceramente non vi so descrivere come mi sento adesso. Vorrei uscire
gridare e sorridere tutto il giorno.